Chicchetto, ciao Chicchetto, che dice Chicchetto? Niente. Ciao bambini, questo è Electric Poo, o come mi chiama mia mamma, fallimento. Beh, se avete visto il video PvP, questa battuta me la sono già giocata. I PvP di Pokémon, i match online ranked da veri pro. Come potete ben vedere qui, abbiamo finito Barbascura l'ultima volta. Quindi questo lo possiamo cancellare. Puff, esploso. Guardate le pagine di Serebii che tengo aperte perché sto studiando per il Pokémon competitivo. Se non avete visto il video di PvP Ranked, beh, ve lo consiglio vivamente. Ma andiamo più che altro a controllare subito le votazioni. Chi vince? Beh, ve lo dico subito, vince finalmente Tyr. Tyrless Raptor, signori, che per ben 2 turni di PokéTuber si avvicina e arriva sempre secondo alle votazioni. E ora sarà un allenatore di Pokémon. Purtroppo per lui, la votazione successiva vince l'infermiera Pokémon. Immagino sia un meme nel suo canale. E non poteva andare in modo diverso, suppongo. Andiamo a sentire l'audio di Tearless che questa volta abbiamo. Forse non avrei dovuto farlo, ma ho dato una sbirciatina al post community che hai appena fatto e sta stravincendo l'infermiera. Quindi, nonostante non sia il mio Pokémon preferito a tutti gli effetti, credo che Aromatis sarebbe perfetto. Benissimo, signori, quindi questa volta lo youtuber è andato un po' a sbirciare la votazione e ha scelto quindi non in base al suo Pokémon preferito, ma secondo lui quale ci sarebbe stato meglio. Detto questo, andiamo a cercare subito immagini di riferimento relative a Tearless, prima di tutto, ma lui non usa molto spesso la facecam, vero? Però su Instagram c'è sicuro qualcosa da prendere. Ho sempre un pizzichino invidiato la barba di Tearless. Ok, prima immagine, toc, Banff, Fluke. Questa senz'altro ispira molte cose, ma per un'infermiera Joy, un'infermiera Tyr ci starebbe benissimo. Andiamo a prendere i nostri soliti riferimenti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che ormai conosciamo, ormai finalmente posso conoscere. Prima di tutto lui me lo prendo perché è una corporatura robusta. Lo scorso PokéTuber ha avuto commenti molto positivi per quanto riguarda lo stile del disegno, che è stato più azzeccato del solito, quindi cercherò di mantenere il livello di qualità all'altezza dei commenti scorsi. Ci serve ora Aromatisse, che io non so voi, ma per me questo Pokémon è un abominio. Un piccolo e batuffoloso abominio. E detto questo, direi che possiamo iniziare. Super effetti speciali da parte di Kisuko. Bene signori, ho aggiunto anche delle infermiere Joy per vedere bene l'abbigliamento e la posa, perché volevo farlo in questa posa. Così mi potevo anche risparmiare la parte iniziale in cui di solito sto lì a pensare troppo tempo alla posa. Ricordiamoci sempre che le proporzioni nel mondo Pokémon sono un po' strane. In genere circa 6 teste, piuttosto che 7,5, come nelle proporzioni umane che uno studia. Ovviamente Tearless è un uomo tosto, però questo non ci toglie da fare la posa delicata da infermiera Joy. Verrà molto cringe come disegno, ma scommetto anche molto funny. Forse questo piede si può chiudere un po' di più. F8 per vedere le proporzioni all'incirca. F8 è dove io ho settato la trasformazione rapida rifletti. Non che frega nessuno, ma già che ci sono lo dico. Ci sono le azioni, queste sono le azioni, una finestra che si chiama azioni. Ed è qui che uno registra le proprie cose. F8, trasformazione, livello, rifletti, questo qua è il mio. Adesso vado a alleggerire un po' il tratto sotto per poi ripassarlo con un po' più di definizione. Anche perché questa testa forse già è troppo piegata, la vorrei un po' più dritta. Sempre difficile cercare di essere sintetico con i tratti anime di Pokémon del viso per renderlo somigliante. Per ora sto facendo una base di faccia anime. Poi andrò a spostare gli occhi e deciderò come fare il naso per renderlo somigliante. Ma in realtà con Tearless la barba aiuta molto, perché essendo la barba il suo tratto distintivo, per cui provo anche un pizzico di invidia, perché io poi a una certa perdo la pazienza di farmi crescere la barba, questa ci aiuterà a renderlo somigliante, perché basta che aggiungo una super barba. Cioè, guardate che barba, questa è una barba divina, anche Zeus
invidia la sua barba. In risposta a diversi commenti che mi sono trovato in altri Poketuber, non è che il naso sia inesistente in alcuni Poketuber, è una scelta di stile. Anche questo capo palestra il naso ce l'ha, non è che non ce l'ha. È una scelta di stile non disegnarglielo perché gli dà quel faccino molto molto anime. Cioè, anche lui come naso ha una linea. È questo che sta nello stile Pokémon, cercare di entrare nello stile Pokémon e quindi cercare di essere sintetici come lo stile Pokémon. Per la testa, io volevo proprio mettere i capelli all'infermiera Joy, che poi saranno verdi, però saranno lo stile più infermiera Joy. Parte dalla base della testa, il ciuccione, vi fa un bel girotto col botto. Boom! Guarda che botto! Il girotto col botto. Cerchiamo prima di posizionare l'affare da infermiera, perché qui potremo scegliere di avere un ciuffo un po' più alla Tearless, però lui porta spesso la coda. Giusto un ciuffetto? A parte che questa testa c'ha diversi problemi proprio di proporzioni, da quanto è gonfia. Non è che abbia una fronte così gigante, Tearless. Wow, oh, oh, wow, oh, 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 oh. Mia canzone preferita di Pokémon, la spada e scudo, probabilmente è quella dei Capipalestra. E poi c'è anche quella di Pierre, quelle che io scelgo di sentire durante le mie battaglie nel Ranked on the line, bebè. Che potete andare a vedere nell'ultimo video. What? Cosa? Hai fatto un video di battaglia Ranked? Sì, l'ho fatto. Non te ne frega niente. No, no, no. Perché? In realtà inizio a pensare che a Tirle si starebbero bene proprio i boccolotti. Le sembrano un tipo di pasta, detto così, da infermiera Joy. I bei boccolotti così. Tra l'altro mi aiutano a coprire gli errori sulla testa. Furbo, eh? I'm such a smart boy. Secondo me posso essere ancora più generoso con la barba. Così che mi entri ancora più in contrasto con il tutto, perché no? Possiamo farla un po' più boccolosa. Ok. Poi, l'infermiera Joy prima ha questo grembiulino. Lo sapete che c'è un video che gira nella mia famiglia di topi che prende il telefono della nonna, ora il tablet della zia, vabbè, e si mette lì con le Lego a dire ciao a tutti, questo Electric Topi. Era piccolissimo, tipo 3-4 anni. Questo Electric Topi, oggi facciamo le Lego. Perché lui da piccolo era fissato con i video delle Lego, in particolare quelli in cui montavano cose assurde con le Lego. Mamma mia, lo impallavano proprio. Quelli erano video che mi faceva piacere vedesse, in realtà. Quel video però non si può più tirare fuori perché diventa molto permalosetto quando lo tiriamo fuori, perché pensa che lo stiamo prendendo in giro, non lo stiamo prendendo in giro, ha solo 3 anni. Noi ridiamo perché era buffo. Tutto per colpa di un padre che viene su YouTube a fare ciao a tutti, questo è Electric Apu. Però io sono felice così. Sono felice di essere un padre strano. Il vestitino parte a vita alta, quindi più o meno a questa altezza. Già parte il bombolotto qua. Sì, oggi chiamo tutto bombolotto, perché mi facilita proprio l'italiano. Spegne una buona parte del mio cervello e non mi costringe a pensare a vocaboli che possano far sembrare che io abbia un lessico forbito e ricco. Al contrario, con la scusa della parola bombolotto, posso giustificare ogni cosa gonfia. Ora che ho fatto la parte bombolotto, lottosa, posso finire anche il grembiule. E qui c'è un gran fioccone, eh? È un signor fiocchettone. Quanto saranno belle queste gambe con un po' di pelo, con quei sandaletti da infermiera. Sono dei sandaletti proprio che sono le Crocs dei Pokémon. Oh, 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 oh. Me la smetto, signori, se no qualcuno poi si lamenta del mio canto, il mio magnifico canto. Cioè, chi pagherebbe per sentirmi cantare? Chi potrebbe pagare per sentirmi cantare? In effetti, si potrebbero contare sulle dita di una mano monca. E questo piede is very big, very big foot. Ma noi non stiamo disegnando un big foot. Ha anche una posa che è fastidiosa. E così mi piace, così va bene. Va bene, così sì, certo che va bene, zio Peo, certo che va bene. Poi qui c'è questo coso a fare. Sempre parlando di storie di mio figlio, lui molto spesso chiamava le cose coso a fare. Ma cos'è questo coso a fare? Questo coso a fare. Ah, nostalgia. Sono già così vecchio? Oddio, ma quanti anni ho? No, l'anno prossimo faccio 30 anni. Oh, la mia anima si sta... I'm a very old boy. Old but good. Gallina vecchia fa buon brodo. Sarei io la gallina. Se era quello il detto, perché adesso ho i miei dubbi. La botte piena fa buon brodo quando il bel tempo si spera. Non prendere la gallina per l'aia, perché dopo le fai male e dice aia. Specchiamo? Ci siamo? Adesso, Aromatisse. Che bel mostro che sei, Aromatisse. Sei uno scherzo della natura. Io lo volevo fare dietro un po' in modo perverso. Quanto è alto un Aromatisse? Giusto, non ho controllato. Quanto è grosso un Aromatisse? Innanzitutto non pesa niente, è tutto pelo, 15 kg. Alto nemmeno un metro. Non so l'altezza di Tearless, però mi ricordo averlo incontrato una volta al Games Week e mi sembra fosse alto più o meno come me. Di conseguenza Aromatisse deve essere un po' più basso, appena appena
appena più basso della sua metà. Quindi avrà una testolotta a bombolotto e un corpo bombolottoso. E con questo ho identificato la massa. Però io volevo un braccino subito che mi andasse qua, come se lo stesse un po' abbracciando in modo timido. Però poi le volevo fare un'espressione un po' più da marpione, perché in realtà questo Romatisse di Tearless è un maschio gay, questa è la mia idea. Innanzitutto c'ha le unghie, chi ci ha mai fatto caso a questo dettaglio? Io no, personalmente. Non voglio essere razzista nei confronti dei Pokémins, però se posso dirla tutta, Romatisse, se sparisse domani non cambia la vita a nessuno. Al contrario, sparito Garchomp, c'è chi c'era rimasto male. Soprattutto chi sta editando questo video, che adesso gliel'ho tirato fuori e magari ho colpito il suo animo, dato che per Kisuke il primo Pokémon che ha giocato è stato proprio Diamante e Perla e il suo Pokémon preferito quindi era Garchomp e l'hanno tolto. Non Glaceon però, perché? Perché Eevee è la nuova mascotte di Pokémon, per fortuna, quindi Glaceon non lo tolgono. È ancora molto meno probabile che tolgano Flygon, in generale, il mio secondo Pokémon preferito, che funziona in PvP, signori. Ho trovato una funzione molto utile. Glaceon un po' meno, però ci sto provando. Prossimo video PvP la porto proprio in campo e vediamo come si comporta. Voglio che il beccuccio... C'è un becco quello, che diavolo è, non l'ho mai capito, quella protuberanza, quell'affare. Già sarebbe stato cringe questo disegno, ovviamente io divertendomi lo faccio diventare ancora più cringe. Di più, voglio che quando la gente lo guardi dica un po'... Il cringe si può identificare come quel blocco di ingoio nell'esofago che non riesce a mandare giù, perché a me succede una roba simile. Sono io quello strano? Perché Aromatisse è il meme tuo, Tearless? Perché l'hai portato durante Sole e Luna o qualcosa del genere? Perché mi ricordo che Tearless faceva video di Pokémon. E qui possiamo abbondare con un po' di peletti gonfi. Fiore di pelosità? Di bombolosità, scusate, devo rimanere coerente con i miei termini. Guarda la spaccata del vestito peloso sotto, come vuole far vedere quella gamba, come la vuole mostrare. Ci siamo, signori, ci siamo. Secondo me lo schizzo si può chiudere qua. Io, come al solito, adesso faccio una pausa, così che quando torno mi accorgo di eventuali errori. Per voi, però, al contrario, inizierà subito inchiostrazione, colorazione, terminazione di questo bombolottissimo disegno. Bene signori, come potete vedere abbiamo concluso anche questo lavoro, questo disegno di Tearless infermiera, molto puccioso, molto carino. Sono relativamente soddisfatto, non so voi. Lo stile del disegno rimane semplice, come lo stile Pokémon vuole, sintetico. Sono stato un po' più attento alle ombre questa volta, a non renderle troppo sfumate, perché ho visto che nei precedenti disegni, non appena lo mettevi nella scena della battaglia, si... perdeva un po' quella sfumatura e faceva un po' un mischiaticcio che non mi piaceva. Deve essere un disegno che funziona anche a distanza, anche visto piccolo, no? Ma adesso, cosa accadrebbe se incontriamo Tearless infermiera Pokémon in battaglia? Bene signori, questo è quanto, grazie di essere stati con me per questo ennesimo Poketuber, siamo al numero 5. Molti di voi si saranno accorti che sta arrivando ed è arrivato
altro contenuto Pokémon, perché mi sta divertendo parecchio. Quindi vi consiglio di vedere i video precedenti legati ai combattimenti online, per esempio. Commenti molto positivi e vi ringrazio. Ma detto questo, questo video purtroppo, lo so, è triste, si conclude qua. Però adesso appariranno altri video che potete cliccare e quindi potete ancora ricevere un'altra dose del caro zio Peo di quartiere, iscrivervi se non siete iscritti e accendere quella maledetta campanellina. Accendere.